A partire da loro il pronto soccorso nel Dipartimento della Medicina d'Urgenza di Rimini. E mi sono impazzata un po' a questo campo della nutrizione proprio perché in quel contesto lì vedo una quantità, una marea di patologie diverse, ma che sono quasi tutte correlate fondamentalmente a un'alimentazione e a uno stile di vita errato. Vedo traccio una marea di ictus, di stazioni aortiche, aneurismi, infarti in particolar modo, e quindi la branca della nutrizione mi ha estremamente affascinato, quindi da un po' di anni che ho iniziato a trattarla. Allora, intanto il termine dieta, è dal termine greco dieta, significa stile di vita, e ovviamente fin dai tempi dei tempi tanti parlavano ovviamente dell'importanza della nutrizione. Ippocrate stesso disse: lascia che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Questa è una frase praticamente perfetta. E lui, tra l'altro, ovviamente fa coincidere proprio la nascita di questa della medicina con la capacità proprio di distinguere l'uomo, l'alimentazione dell'uomo sano da quella dell'uomo malato. Se pensate a un uomo malato, quando si sta male ovviamente non si ha voglia di mangiare. Quindi già questo è una distinzione importante. Ecco, ovviamente l'alimentazione fa parte della nostra vita anche prenatale, fino a quando siamo ovviamente nel grembo materno. E ovviamente una buona salute materna infantile facilita anche l'apprendimento e contribuisce a rendere i bambini più produttivi. Quindi durante lo sviluppo del feto a livello dell'utero è estremamente importante che vengano utilizzati dalla madre alimenti sani. Quindi pensate ad esempio a una mamma che fa uso di alcol, di droghe, di fumo durante la gravidanza. E questa è la piramide alimentare. È un'immagine che informa, un'immagine informativa, cioè un grafico dove ovviamente è utilizzato per far orientare la popolazione verso un'alimentazione sana. Una cosa molto importante è che questo grafico, prende in considerazione praticamente l'indice glicemico, cioè parte praticamente da quegli alimenti che hanno un più basso indice glicemico, che sono quelli ovviamente consigliati da mangiare tutti i giorni, per arrivare a quelli con un indice glicemico più elevato, ovviamente i dolci. Quindi in questa piramide sono stati introdotti dei concetti importanti che prima non c'erano, cioè l'attività fisica, convivialità, stagionalità e prodotti locali. Questo perché? Perché ovviamente l'attività fisica è fondamentale, innanzitutto per aumentare il metabolismo. La convivialità di sicuro favorisce sempre una buona digestione, perché un conto è stare a tavola in maniera rilassata, parlando, evitando ovviamente anche di stare a guardare la televisione, computer, iPad, cellulare, quindi cercare di mangiare in un contesto conviviale e rilassato. Una cosa importante è anche la stagionalità, comparare prodotti che siano legati anche alla stagione, quindi evitare di comprare le arance ad esempio a luglio. E poi favorire anche, importante anche l'utilizzo di prodotti locali. E dunque, alla base della piramide, come vedete, i pasti principali sono intanto la frutta e verdura. Generalmente le porzioni di frutta sono 5 porzioni di frutta al giorno, da utilizzare quindi possibilmente a colazione, dopo pranzo, sempre dopo cena e ovviamente come spuntino. Gli ultimi studi americani, anche piuttosto recenti, un paio di anni, affermano che mangiare frutta dopo i pasti aumenta il metabolismo. È ovvio che pazienti diabetici, pazienti che hanno problemi ad esempio epatici, oppure persone anche intolleranti alla frutta, magari devono dimezzare le dosi, invece di 5 porzioni di frutta al giorno magari ne mangeranno 3. Però ricordatevi sempre di mangiarla dopo i pasti principali. Ovviamente l'acqua, 1,5 litri di acqua al giorno, è tantissimo. E dopodiché si sale, quindi passiamo ai latticini 2-3 volte al giorno. Per i condimenti va bene sia l'olio d'oliva, ma si può condire anche con il limone, che va benissimo. Per poi arrivare praticamente ai cereali, il consumo settimanale ovviamente di carne, la carne e i pesci.
settimana, il pesce anche 3 volte a settimana va benissimo, e i dolci preferibilmente, diciamo così, quelli più generalmente quelli integrali, quelli che utilizzano farine integrali, ad esempio farine di grano saraceno. Una cosa importante per quanto riguarda fondamentalmente quello che abbiamo detto, è l'attività fisica, cioè quello che dicevo prima, cioè la base della piramide alimentare nel consumo di tutti gli alimenti che noi ingeriamo durante la giornata, fondamentale è l'attività fisica. Per attività fisica l'OMS dice che intende qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici e che richiede un dispendio energetico. Non è necessario andare in palestra, fare attività fisica esagerata, 3 ore, 4 ore al giorno, c'è chi lo fa. Per questo movimento corporeo basta semplicemente utilizzare anche degli accorgimenti, come ad esempio andare a lavorare in bicicletta o a piedi, magari utilizzare l'autobus, può scendere una fermata prima, oppure tracciare il prato, insomma, diciamo dei piccoli accorgimenti che ci aiutino a camminare, a far lavorare il nostro apparato muscolo-scheletrico. E ovviamente è fondamentale anche praticare in maniera continua e regolare. Questo è in particolar modo per chi vuole fare una dieta, per chi vuole dimagrire. Non si può dimagrire senza, ovviamente, cioè, facendo una dieta mediterranea, quindi mangiando di tutto, e non facendo attività fisica, perché non si dimagrerà mai, assolutamente. Ovviamente praticare in maniera continuativa serve anche a proteggere tutte quelle patologie che il professore prima diceva, quindi aterosclerosi, diabete mellito, accumulo di colesterolo LDL, che è quello più pericoloso che generalmente si accumula nelle arterie, in particolar modo nelle coronarie. E non esiste a oggi un esame, a parte c'è quello invasivo, la coronarografia, che dice se le vostre coronarie sono intasate o meno, ma per arrivare a far quella significa che c'è già stato un danno d'organo importante. Cioè, quindi è molto importante proteggere le coronarie con l'alimentazione, che sono ovviamente i pilastri del cuore. Sempre l'attività fisica favorisce lo sviluppo armonico anche del bambino, in 3 anni di vita, in piscina, farli camminare con gli altri ragazzini, e ovviamente mentre i bambini riparano anche dalle malattie quali sovrappeso e obesità. L'obesità infantile è in netta crescita esponenziale, proprio, e in Italia negli ultimi anni è aumentata tantissimo, perché è aumentato il consumo di prodotti da fast food, quindi patatine, hot dog, questi ragazzi ormai dopo la scuola prendono e vanno a mangiare patatine fritte, nel senso che proprio è purtroppo un'alimentazione estremamente sbagliata. E un'altra cosa molto importante è che negli adulti l'attività fisica favorisce l'uso di queste endorfine, che contribuiscono a ridurre anche la pressione arteriosa, sono gli ormoni del buon umore, fanno dormire tranquillamente, quindi evitando il consumo anche di ansiolitici, anzi l'abuso, ovviamente ne fanno. E arriviamo infatti a un certo punto importante, la lista della spesa, che diciamo così, quando si va a fare la spesa, generalmente intanto bisogna utilizzare degli accorgimenti importanti. Allora, intanto la cosa più fondamentale per costruire una sana alimentazione, bisogna evitare di compilarla a digiuno, perché se uno compila la lista della spesa o va al supermercato, ad esempio a mezzogiorno, alle 11:30, quando il picco per il glicemico è altissimo, si tende ad andare verso gli scaffali sbagliati, cioè dei dolci. No, assolutamente. Quindi la spesa si fa preferibilmente dopo pranzo. Questo vi aiuta ad andare verso gli scaffali un pochino più, diciamo così, quelli giusti, come andare verso le verdure, verso gli scaffali praticamente dei prodotti integrali. E quindi quando fate una lista della spesa, iniziate con la frutta e la verdura, perché se voi prendete in considerazione la piramide alimentare, alla base c'è appunto frutta, verdura, pane e cereali. Quindi ricordate sempre le 5 porzioni al giorno. Ecco, poi passiamo ai cereali, ok? Quindi non solo pasta e riso. Al giorno d'oggi, se voi andate nei supermercati, sia nei hyper, ma anche nel supermercato, come piccolino, trovate una marea di prodotti nuovi: bulgur, miglio,
couscous, grano saraceno, sono fantastici perché a differenza del grano hanno un basso indice glicemico, quindi danno sazietà comunque, e però hanno, diciamo così, prevengono in particolar modo per chi già è sovrappeso, per chi fa poca attività fisica, comparsa di un eventuale diabete mellito. Sono ricchi di superi complessi, hanno una buona quantità di proteine, ovviamente pasta, riso, orzo, farro non hanno tutti lo stesso contenuto di fibre, minerali e vitamine. Quindi ad esempio se avete una carenza, ad esempio di calcio o di potassio, di sodio, questo lo potete vedere dalle analisi del sangue, andate a cercare tra quei prodotti lì qual è quello più ricco del minerale, della fibra, della vitamina che vi manca. Ovviamente preferite il pane di grano duro o integrale, questo come sempre. Fonti proteiche, pesce e ovviamente carne rossa o bianca. Ecco, il pesce, di sicuro rispetto praticamente alla carne, è ovvio che purtroppo adesso ormai sia il pesce che le carni vengono allevate, quindi vengono utilizzati praticamente degli ormoni. Sarebbe preferibile comprare la carne dal contadino, diciamo che così, se avete modo di, se sapete chi utilizza dei prodotti per allevare questi animali naturali. Quindi comunque il pesce io di solito lo faccio anche 3 volte a settimana, evitate, mi raccomando, non è che evitate, ma una volta in 10 giorni il pesce spada, il tonno, contengono molto zinco, cioè metalli pesanti, non vanno bene, in particolar modo per chi ha insufficienza renale, per chi ha la creatinina già sballata, non vanno bene. Per cui scegliete pesci tipo il merluzzo, l'orata, il persico, sono un pochettino più leggeri. La carne ovviamente quella bianca, le uova massimo 2 settimane, mi raccomando ai bambini sotto i 10 anni un'uova a settimana, e poi ovviamente abbondare con i legumi ricchi in proteine. Adesso in commercio trovate la pasta di farina di legumi, quella è meravigliosa, nel senso che quella pasta prima di tutto vi permette anche di variare la cena se volete fare qualcosa di diverso, ma sono praticamente delle, diciamo così, delle paste praticamente proteiche, 100% proteiche, per cui mangiare questa pasta la sera, è perfetto, è come se mangiaste ad esempio un pezzo di carne, soltanto che invece sono i legumi, quindi contengono un sacco di minerali, il ferro. Poi passiamo ai latticini, ovviamente latte mi raccomando per quelli che sono scremato, non quello parzialmente scremato perché è identico al latte intero, yogurt magri, 0% di grassi, e i formaggi freschi come la ricotta e il pomosale. La ricotta, se potete, utilizzate la colazione, se potete riscottare, perché aumenta il metabolismo, quindi favorisce, vi tiene il metabolismo alto tutta la mattina. Non a cena. La ricotta? La ricotta di al mattino. Sì. Non a cena. Anche, va bene, però la mattina a colazione si è visto proprio che aumenta i livelli di, cioè aumenta proprio il metabolismo, quindi a parte che fondamentale è lo spuntino di metà mattina, mi raccomando fatelo sempre, non lo saprà mai. Tra l'altro lo spuntino di metà mattina deve essere almeno il 18% dell'intero apporto nutritivo totale della giornata, quindi mangiate ad esempio una pizzetta con un succo d'arancia. Il pomeriggio invece ricordatevi che dopo le 16 il metabolismo si blocca, cioè si riduce, dopo 50 anni è ancora più lento, per attivarlo movimento. Mi raccomando che poi movimento 3 volte a settimana, minimo. Concentrare un ottimo pranzo, completo, e poi saltare il cibo. Sbaglio tagliato. Sbagliatissimo, lei blocca così l'intestino si blocca. Sì. Si deve mangiare dai 6 ai 7. Io non riesco a fare la cena. Ma bisogna che il suo. Perché? No, perché evidentemente il suo stomaco si è abituato così. Vedo che il giudizio nella digestione notturna può essere difficile. Allora, ecco perché di notte, di sera, si preferisce la proteina e non il carboidrato. Perché è vero che il carboidrato viene scisso molto più velocemente rispetto alla proteina, ma mangiando la proteina di sera e ovviamente poi dopo andando a dormire, lo stomaco ha tutto il tempo necessario per scindere tutta la proteina lentamente.
considerate che intorno alle 3 alle 4 del mattino viene prodotta un'enorme quantità di insulina. Infatti la maggior parte dei pazienti diabetici che utilizzano l'insulina, le crisi ipoglicemiche pericolosissime, i pazienti vanno in coma alle 4 del mattino. Date le proteine, in questo modo lo stomaco piano piano le utilizza e quindi evitate prima di tutto la fame notturna, perché molte persone hanno questa abitudine sbagliata di andare a stuzzicare tra le 10 e le 11 della sera, da loro che questo no. Un bicchiere di latte alle 11 e mezza di sera? Un bicchiere di latte, ma no, per carità, nel senso che può andare bene, scremato sempre. Un bicchiere, sì, all'incirca, diciamo così, io do anche un mezzo quadratino di cioccolato fondente, o una coletta. È un'abitudine. Però che ci volentieri. Sì, se lo fa sempre va bene. Guarda. Sì, sì. Non si può dire che il latte non bisognerebbe più assumerlo. Allora, praticamente le teorie sugli alimenti sono le più svariate, cioè poi sono di fuori anche delle diete sballatissime, come quella di mangiare gli spaghetti a colazione. Sì, d'accordo. No, io ho sentito eliminare l'acqua da medici. Quella è una roba incredibile, anche perché come smette di fare quella dieta, l'organismo riprende praticamente tutti i chili che aveva fondamentalmente perso. Quella è molto pericolosa e sbagliata. Perché cioè noi fin da bambini siamo stati abituati comunque la mattina a mangiare sempre oro, a bere orzo, latte, succo d'arancia. Non è, il nostro stomaco non è abituato a ricevere un carico glicemico enorme come 80 grammi di spaghetti la mattina. Allora, latte, le farine bianche, diciamo così, sì, rientrano, cioè alcuni definiscono i cosiddetti veleni bianchi, no? Quindi le farine, i latticini. Allora, in realtà noi, il nostro organismo dopo una certa età, già intorno ai 30-31 anni, smette di produrre quell'enzima che scinde praticamente dalla lattasi. Viene ridotto enormemente il consumo di questo enzima in realtà. E soprattutto una serie di problemi come il metabolismo, gastriti, però c'è un'altra, cioè importante il fatto che il latte e i latticini contengono una quantità di calcio che in realtà purtroppo noi non reperiamo in altri alimenti. L'unica fonte di calcio vera e propria purtroppo proviene dai latticini, per cui in realtà cioè, assumerli. Ma se si mangia di formaggio stagionato si evita. Formaggio stagionato, il parmigiano ad esempio, mi fa benissimo. Pecorino, gorgonzola, quelli assolutamente no, nel senso che loro contengono una quantità enorme di colesterolo LDL. Quindi quelli proprio sono sconsigliatissimi, perché lì i grassi animali sono. Tra ovviamente i latticini si tende a prediligere quelli un pochino più magri, quindi lo squill del latte scremato, il yogurt tra lo 0,1% di grassi, il primo sale, che fa benissimo, le torte di mucca, questi sono i latte. Comunque per la colazione ricordate ovviamente che tante persone non fanno colazione al mattino, una roba impressionante, cioè è veramente sbagliato perché al mattino il nostro organismo richiede il 25% dell'apporto nutritivo totale, 25%. Quindi la mattina quello che io consiglio di mangiare sono sempre frutta, yogurt, cereali, 3 fette di biscottato, 30 grammi di marmellata, orzo, possibilmente il verde fa benissimo, evitando il consumo di caffè massimo 3 caffè al giorno. La colazione è il passo importante della giornata, mi raccomando, come avete inserito prodotti come fette di biscottato integrali, capi d'avena mais, biscotti secchi e il verde, orzo e spremuta di arancia. C'è qualche domanda che è arrivata per posta? Ah, sì, addirittura. Allora, ti leggo qui.